dopo si è abituato a prodotti naturali, li riconosce. Uno dei prodotti criminali che c'è nell'alimentazione in generale sono i grassi vegetali, che si chiamano, sono grassi vegetali, no? Però essendo vegetali tutta la gente pensa è una cosa naturale, non è vero. I grassi vegetali del cocco, olio di cocco idrogenato, che si usa a tonnellate veramente, è un prodotto che in California è stato proibito. Non c'è la possibilità di dimostrare che fa male, perché noi mangiamo delle cose, finché non dimostri che fa male si può mangiare. No? Però una della teoria dei maratoneti qual è? I prodotti artificiali, essendo questo grasso di cocco idrogenato si considera naturale, i prodotti artificiali praticamente il corpo non li riconosce. Ti immagini avere una dispensa grande e vai al mazzinante, vai. Nicola, ti richiamo, mi stanno raccontando una cosa interessante, ti chiamo, vai immagazzinando dei prodotti. Questi prodotti poi li vai prendendo in base a che concetto. Cerchi di prendere più vecchio, no? Perché non si invecchia. Però questo, se tu lo riconosci, se ha bisogno di fragole, l'ho catalogato, eccetera. I prodotti artificiali, secondo questa teoria, io non so se è vero, però se è vero è verosimile. Il corpo non lo riconosce. Perché non è abituato né per genetica né per niente a utilizzare dei prodotti che ha magazzinato in maniera caotica, siccome non li conosce li mette in magazzino, li metti in magazzino, che è la teoria dei 300 kg delle donne americane, tu vedi come sole, come sono diventate così grasse, a base di prodotti vegetali naturali, che il corpo quando corre deve bruciare, non riconoscendo, tutti i prodotti sono, si trasformano in glucosa, qualsiasi cosa che mangiamo, i zuccheri però sono complessi o semplici, il più semplice è il glucosio. Quindi una catena di grassi e una catena di glucosio. Quindi tu lo puoi scindere fino a diventare glucosio che il corpo lo può utilizzare. Che succede se tu non riconosci la matrice per scioglierlo in glucosio? E questo rimane lì in magazzino. E non lo scioglie. E non lo scioglie. Quindi tu assimili. Tu vai assimilando dei prodotti, tu il corpo li assimila, li metti in magazzino, non lo riconosce? E ogni volta tu vai utilizzando fino a sciogliere la carne. La carne è così, anche queste sono proteine, però si possono sciogliere. Quindi le proteine sono si sciolgono in maniera rapida, le puoi sciogliere in maniera rapida perché le riconosci. Questi prodotti che sono più facili da sciogliere non li sciogliono. E quindi io questa teoria me la credo, però non sta dimostrata. Però se non è vera è ben trovato, mi direbbe, no? E questo l'ho praticato io quando correvo. Quando correvo dicevo io prima non mangiate porcherie, perché le porcherie a volte le devi portare correndo addosso. Quindi è basico questa cosa qua. Quindi, sì, è una teoria di semplicità che però. Quindi io ho fatto le riviste di correre, che è una rivista dei maratoneti, no? Sì, sì. E io l'ho applicato all'alimentazione tutta questa qua. Precari, perché non siamo praticamente siamo facinoni nel mangiare. Finisce la scolarti quelli che diabete, no? Ogni volta che mangio penso che hai bisogno, che hai bisogno molte ore, facile mangiare in due minuti, però per digerire ci vogliono ore. Allora è molto importante vedere se quello che mangi è sano o no. Prendere un po' di tempo a studiare, a leggere le etichette delle cose che mangiamo. Però io sono pessimista, perché sono pessimista? Non esiste industria alimentare senza additivi. Chi può combattere gli additivi e l'industria alimentare? In parte perché serve regredire, tornare alla fame. Perché l'industria alimentare sta sfamando milioni di persone. Certo. Quindi c'è un beneficio diretto per l'umanità. Quindi tu non puoi tornare al Medioevo e dire guarda, e nel fondo la sanità è migliorata. C'è molta gente che muore di cancro, perché sarà
Allora, così guardavo se sa no. La morale.